Finalmente ci siamo, è arrivato il momento di lanciare finalmente il progetto Innovation Lab di Rovigo, che assume la connotazione di uno Urban Digital Center. Oggi in conferenza stampa presenteremo ovviamente alcune dei contenuti portanti del progetto, i fili conduttori, le prime attività che verranno avviate a partire dalla data di inaugurazione, che è il prossimo giovedì 25 febbraio. Il 25 febbraio sarà la giornata in cui avvieremo effettivamente le attività di animazione con un seminario che verrà tenuto dall'Università IUR di Venezia, che è il nostro partner del progetto. Il progetto, ricordo, ha vinto un finanziamento in capo al comune come capofila, ma in forma associata con i comuni di Villadose e Adria per la culturazione digitale attraverso questi Innovation Lab, che di fatto sono delle ambasciate digitali collegate alla regione del Veneto sul territorio dei comuni. L'Innovation Lab che occupa l'ex sede del liceo classico a Rovigo, quindi abbiamo fatto un intervento di riqualificazione anche di quello che potenzialmente stava diventando un vuoto urbano e che ritorna alla città con delle finalità di cultura legate ovviamente alle opportunità offerte dal mondo del digitale, dalle tecnologie che devono favorire processi di crescita, di innovazione attraverso anche la cultura degli open data, cioè dati che la pubblica amministrazione produce nel quotidiano delle proprie attività e che mette a disposizione della comunità perché possano diventare nuova ricchezza in un'ottica proprio anche di circolarità. E l'Innovation Lab, dicevo, che ha la sede in via Badaloni 2 a Rovigo, è collegato con 11 palestre digitali, 5 si collocano sui territori delle frazioni di Rovigo, 2 sono presenti invece in comune a Villadose e 4 invece a Adria. Quindi insomma un bel progetto che avvia finalmente un percorso che si inserisce nel paradigma proprio dell'innovazione e che vede le amministrazioni come soggetti facilitatori di questi processi. Progetto innovativo che è al tempo stesso un progetto di area vasta che coinvolge anche le amministrazioni di Villadose e le amministrazioni di Adria per portare le nuove tecnologie sempre più vicine ai cittadini e anche ai non nativi digitali. È un luogo in cui fare innovazione e in cui progettare la nuova città. È un luogo aperto in cui i ragazzi potranno incontrarsi, elaborare proposte di natura progettuale. È un luogo destinato alla produzione di cultura e alla produzione di innovazione. Sono veramente molto soddisfatto perché questo è un progetto strategico per questa amministrazione.